il garante nazionale come il garante territoriale, quello regionale, hanno vari compiti e varie missioni all'interno del proprio mandato. Quello di migliorare le condizioni dei detenuti a vari livelli. Un'attenzione posta con molta fermezza dal garante nazionale la parte sanitaria. La parte sanitaria perché è una debolezza strutturale dell'Italia. E l'Abruzzo, per fortuna, diciamo che ci possiamo ritenere fortunati in quanto sono stati attivati molti protocolli, altri stanno per attivare nei prossimi giorni, grazie anche alla sinergica collaborazione con la prefettura e con i direttori generali sanitari. Noi quando parliamo di contenimento strutturale rispetto al potenziale assorbimento dei distretti rispetto alla vera quantità, numerosità dei distretti, possiamo escludere Vasto e Avezzano, mentre per gli altri istituti, ad esempio Pescara soffre molto, soffre affollamento come altri istituti, come tutto il resto degli altri istituti. Altro problema sarà Sulmona nel prossimo futuro, in quanto sarà ampliato un nuovo padiglione che ospiterà ulteriori 250 detenuti.